Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarda Bike e da questa spiaggia semideserta andiamo a parlare della nuova Ado A20F Plus. Si tratta di una bici elettrica con telaio pieghevole e ruote fatte, l'evoluzione del modello Ado A20F che abbiamo già testato e recensito. Le specifiche tecniche e il telaio sono molto simili, anche se sono presenti diverse novità, tra cui la nuova centralina omologata per la circolazione in Italia e in Europa. Infatti la Ado A20F Plus dispone di una doppia mappatura e la sua centralina vi consente di cambiare rapidamente il comportamento della bicicletta. Se dovessi riassumerla, andrei a paragonarla a questa moneta, ossia una bicicletta dotata di due facce. Da una parte troviamo la testa, ossia la perfetta legalità per circolare in strada, mentre dalla parte opposta troviamo il divertimento. Infatti, grazie a una combo rapida di comandi potete sbloccare nuovamente l'acceleratore e la velocità massima, che in questo caso raggiunge e supera i 30 km/h. Andiamo quindi a scoprire come si comporta con il test. Ed eccoci al momento del test. Iniziamo subito con la 20F Plus, il nuovo modello di Ado. In questo caso con il motore spento ovviamente sulla sabbia diventa leggermente pesante, ma basterà attivare l'assistenza e il motore andrà a spingervi in maniera fluida e decisa e vi consente di superare anche i tratti davvero impegnativi dove non potreste circolare con una normale bicicletta. Il primo livello di assistenza vi consente di raggiungere circa i 15 km/h, mentre con il secondo si passa a una velocità che raggiunge circa i 20. Naturalmente siamo sullo sterrato, quindi la velocità sarà più ridotta. Con il terzo e ultimo livello si possono raggiungere i 25 km/h, agevolmente se il fondo è asfaltato o lineare. In questo caso sullo sterrato ovviamente dipende dalla pendenza e dal tipo di terreno. Aumenta anche la coppia e la ripresa, per un mezzo davvero grintoso. La stiamo provando ovviamente in una condizione del terreno abbastanza estrema, con salite sabbiose. Allora, di serie la bici viene consegnata con una configurazione motore che fa partire l'assistenza una volta raggiunti i 6 km/h, ma in questo caso si può aggiungere uno zero start, ossia la partenza appena andrete a ruotare i pedali, con una semplice configurazione che andremo a vedere. Andiamo a vedere come si comporta in spiaggia. In questo caso la sabbia è davvero fonda, ma aggiungendo un po' di assistenza si riesce tranquillamente a pedalare anche nel bagnasciuga. In questo caso sicuramente aiuterà a scegliere una pressione delle gomme più bassa per avere maggiore grip e trazione sulla sabbia. Come vedete, con la pedalata assistita si raggiungono i 25 km/h agevolmente. Un vero e proprio carro armato d'esplorazione. Questa è la foce del fiume. Si riesce veramente a utilizzarla in un fondo improponibile per altri mezzi. Risulta quindi sicuramente una bici ideale per lo svago e il tempo libero. Infatti, guardate cosa ho trovato: un unicorno rosa. È bellissimo. Quando vi trovate fuori dalla strada potete attivare la seconda modalità della centralina. In questo caso bisogna spegnere il display, andremo a ruotare completamente l'acceleratore
e al contempo otterremo premuta la leva freno. In questo modo andiamo ad accendere nuovamente il display, unità tenuta in pressione per circa 10 o 12 secondi. Una volta che avremo finito il conteggio possiamo rilasciare leva freno e acceleratore. E andremo a rilasciare. In questo caso la centralina attiverà la seconda modalità. E nella terza modalità di assistenza viene abilitato l'acceleratore. In questo caso dovremo anche attivare la partenza da zero e sbloccare la velocità massima. Vedremo poi in un video a parte la configurazione. In questo caso, come potete vedere, possiamo utilizzare anche l'acceleratore senza pedalare. Attivare l'assistenza quando necessaria. Una scelta davvero comoda per l'off-road. Visto che si ha il pieno controllo della potenza. Con la velocità massima sbloccata si arriva a circa 30-33 km/h. Ricordiamo infatti che non punta tutto sulla velocità massima, ma piuttosto sulla trazione e la coppia, che sono necessarie nei terreni impegnativi. La bici si manovra abbastanza bene nelle curve e quindi risulta divertente. Vi consente poi di affrontare dei terreni dove normalmente appunto non si può pedalare, quindi se sapete dove utilizzarla sarà sicuramente una scelta ideale. In questo caso naturalmente tenete a mente che con la modalità full electric il consumo della batteria sarà nettamente superiore, visto che affidate al motore il compito della spinta. Andiamo a provare la sua maneggevolezza all'interno di un tracciato pieno di curve per vedere come si controlla. La frenata è sempre pronta, anche se le leve freno sono abbastanza grandi e sicuramente non sono comode come un freno idraulico, ma vanno a fermare il mezzo in sicurezza. I copertoni sono davvero ottimi, infatti in fase di piega si percepisce il pieno controllo del mezzo e infondono appunto sicurezza. Invogliando a una guida più sportiva e aggressiva. Come vedete si controlla molto bene con i cambi di direzione. Unica nota dolente è la forcella davvero dura, che in questo caso risulta decisamente più scadente rispetto ad altri modelli di Fat, che però c'è da dire hanno un prezzo decisamente superiore. Se dovessi quindi trovare le criticità della Aero 20F Plus, sicuramente si parla della forcella e della batteria, che ha una capienza abbastanza ridotta rispetto ad altri modelli concorrenti. Ed eccoci nuovamente in studio per un riepilogo delle caratteristiche tecniche e le considerazioni finali. In questo caso, come anticipato in apertura, le specifiche restano praticamente invariate rispetto al modello classico International. Troviamo infatti lo stesso telaio in alluminio con meccanismo di piega, la forcella ammortizzata, una trasmissione monocorona e un set di freni a disco meccanici. Anche il manubrio resta invariato, risulta infatti regolabile e pieghevole. Così come il display e la porta USB per la carica dei vostri dispositivi. Cambia invece il comando del faro e del clacson, ora di maggiore pregio e qualità. Anche la batteria resta uguale e ha una capacità di circa 370 Wh. Cambia invece il motore, che dispone di una potenza nominale da 250 W e a pieno regime eroga e supera i 500 W. La centralina è nuova e dispone appunto di una doppia mappatura. La mappatura legale prevede tre modalità di assistenza solo sulla pedalata e l'acceleratore resta bloccato. Invece, nella modalità dedicata all'off-road,
potete abilitare l'acceleratore per la modalità full electric. Rispetto al modello International troviamo anche un fanale rosso posteriore e un set di catarim frangenti sulle ruote. Cambia anche l'imballaggio con una scatola decisamente più curata e rifinita. In questo caso assicurerà l'integrità del mezzo durante tutto il viaggio. Si vanno quindi a risolvere le criticità del modello precedente. Per quanto riguarda la dotazione troviamo sempre un portacellulare, il caricabatterie, una pompa e gli attrezzi di cortesia. Per quanto riguarda la sua autonomia dipende molto dal tipo di utilizzo. Infatti con la sola pedalata assistita, se non esagerate con l'assistenza, potete raggiungere circa i 45-50 km. Invece se andate a utilizzarla sullo sterrato, se sbloccate la velocità e utilizzate la modalità full electric, l'autonomia scende drasticamente con circa 20-25 km a seconda dell'utilizzo. Anche se vi ricordo durante il test l'ho utilizzata in un ambiente abbastanza estremo con presenza di sabbia e salite, proprio per strizzarla ai massimi livelli. Risulta quindi una scelta ideale per chi vuole una fat bike perfettamente legale e vuole al contempo divertirsi nello sterrato. Se avete qualsiasi domanda scrivetemelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per stare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!